perché abbiamo subito Fabio Greco, che poi per problemi di viaggio ci saluta tra poco, e quindi con tutta l'attenzione possibile lo ascoltiamo. Legge qua, legge su. Ecco, io invece vado giù a vedere. Preferisco iniziare con la lettura, poi si può iniziare con la discussione. Il testo che sto per leggere è tratto da Gente a Cartapesta, che è il testo con cui selezionato poi dal premio Calvino. All'inizio del testo potete vedere tre trattini, in realtà non sono presenti nel testo originale, solo per dire che è un continuum, il libro non è diviso in capitoli, per questo motivo ho solo aggiunto i tre puntini. E anzi, girando lo sguardo verso l'orizzonte, verso quel confondersi di mare a cielo e cielo a mare, verso i gabbiani che volteggiavano eleganti, gli parve che dall'isola, anziché la mala sorte, gli arrivasse in quel momento una buona sorte, anzi una buonissima sorte, camuffata da donna, un donnone salentino, donnone inteso per altezza e larghezza, un'erculona tanta, boterosa, con spalle larghe, larghi fianchi, larghissime cosce e petto assai, che s'appressò alla costa da dietro all'isola delle pazze. Masello la vide sbucare al remo di una barchettina mezza affondata, con la linea di galleggiamento a livello sponda. Un'eccezione a qualsiasi legge fisica, che c'era da chiedersi come potesse quella barchetta di legno, esile e fradicia, sostenere tutta quella massa senza sprofondare, come potesse non incamerare acqua a ogni beccheggio, a ogni ondata, a ogni movimento di braccio e di spinta di remo. Pericolosamente si inclinava pelo pelo all'acqua, si inchinava al mare e all'onda e subitamente si rialzava, ripigliava contegno per poi prostrarsi dall'altro lato e ripigliare posizione una volta ancora, a farci venire in mente a Masello quei pupi da prendere a pugni che ritrovano sempre l'equilibrio. Da lontano pareva, sì signore, una balena, non a modo di dire grossa come una balena, cicciona come una balena, grassa come una balena, proprio una balena vera. Pareva un dorso di balena che faceva il paio con quel dorso di balena che era l'isola delle pazze, forse un po' più piccola, un infante di balena al seguito della balena madre, e la cingeva torno torno, le faceva il giro e il rigiro in cerca della mammella. La barchetta navigava come un vaporetto, trascinata dal ritmo della remata. Tagliò quel latte che era diventato il mare, intra un'unica linea di nero. La barca avanzava a sobbalzi e sovvertimenti. Emergeva la prua con quel suo nome pittato, Maria Abbondanza. Si sganciava dall'acqua e ricadeva, pareva fosse la barchetta a farci tutta la fatica, a sbuffare, a crocchiare, intra quel cambio di fase tra acqua e aria, a darsi la spinta e lo sforzo per sfuggire all'onda. Masello se l'osservò quella barca e quella donna, a mezza voce mormorò, ma che ci starà a pescare la Maria Abbondanza? Senza sapere che, nominando la barca, diede pure nome alla donna. Se ne stava sopra la barchetta con le anche aperte per tenere l'equilibrio e a ripetizione, come pigliata da un astio contro l'acqua marina, gettava le reti e le ritirava a bordo. A Masello quel nome gli faceva una tavolozza di colori intrallacapo, un quadro a meraviglia si faceva, se la zuccherava a destra e a manca, s'accavallavano pensieri che partivano dal suono che faceva quel nome, quasi sentiva una musichetta a pronunciarlo, a scivolare su quella legatura tra nome e opulenza, Maria Abbondanza, che pigliava la rincorsa all'inizio della parola e poi si lasciava trasportare fino alla fine, come fare un salto e ricadere. A una unì altre parolette per assonanza. Maria Abbondanza, ci chiudemmo intra alla stanza, ti spogliai con creanza. Tutta culo, tette e panza, tu mattizzi Maria Abbondanza. E sebbene ancora non la conoscesse di persona, già gli faceva il rimbambimento di innamorato. Una, con quel nome, che da sola se ne andava per mare. Che donna era questa donna a se stessa bastante, la Maria Abbondanza? Gli era talmente familiare e reale e presente intra se stesso che si convinse fosse non già uguale, ma molto simile a una statua di Madonna che aveva fatto l'anno prima.
quasi che ne avesse fatta prima la statua e poi la persona, quasi l'avesse immaginata prima ancora di incontrarla. Intra tutta quella vastità che voleva essere, tutta quell'acqua, quell'apertura, Masello c'ebbe l'impressione a un impicciolimento di tutto, un restringimento come intra un catino. Il mare rimaneva sullo sfondo e invece la mareabbondanza si ingigantiva al confronto. Masello non riusciva a scorgerne il volto, ne sentiva solo lo sforzo intra quella remata. Faceva tale e tanto movimento che le onde si irradiavano dalla barca trascinando quel biancheggio di medusa intra il saliscendi d'acqua e di schiuma. Il nome di mareabbondanza sulla fiancata, d'un chiaro simile al pallido di mare, risultava più evidente in tal contrasto con il nero pece dello scafo. La barca aveva percorso un centinaio di metri ed era quasi scomparsa alla vista, dietro uno spuntone di roccia che apriva un'insenatura più avanti, un piccolo porto che prendeva il nome di Posto Rosso. Prima di raggiungere la costa, che ci bastava quasi tirare la fune per essere portata a secca, disegnò un occhiello in tramare, girò lentamente su se stessa e rimise la prua verso il largo per poi fermarsi dopo pochi minuti. Pareva che la barchettuzza ci avesse fatto tutta la manovra per assistere a uno spettacolo che, dopo essersi pigliata popcorn e limonata, ci avesse messo i piedi distesi sopra un puff. Ancora più strambo gli risultò quello che fece la mareabbondanza, la femmina e donna. Si levò, per dirla, in piedi sopra alla barca, quasi maremotando il mare intorno, intra un gran sollevarsi d'onde e di schiume, si sistemò a prua, sollevò la veste fino alle cosce e s'assittò pizzo pizzo alla paratia della barca, con il culo strabordante fuori bordo e la gonna a calare lungo la fiancata, che anziché mareabbondanza ora si leggeva mari e danza, a dire danza di mari, un balletto che ci facevano le acque, acque sopra e acque sotto, con la spumarola a movimentare la barca, o viceversa la barca a provocare la marea, intra l'impresa di non affondare, lei e lei, mareabbondanza e mareabbondanza. Che ci starà a fare quella benedetta donna, dopo essersene andata a mare mare, ora decide di piantarci le tende la mareabbondanza? Rimase tutto fermo intra quella maniera per alcuni minuti. La barcuzza in obliquo a rischio di catapultarsi e la donna assittata con la faccia rivolta all'isola e il culo all'acqua. Masello camminò lungo un sentiero inghiaiato tra rocce e arbusti di mare, tenendo un occhio al terreno per non capitombolare e un occhio sopra quel mistero di donna e di barca. La mareabbondanza si rimise in piedi, salisciò la gonna lungo i fianchi e rimase a rimirarsi il mare da quel lato. Masello si accorse allora che una parte della scritta mareabbondanza si era passata da bianca candida a giallastra, intra una macchia che partiva dall'alto e finiva intra l'acqua. Eccolo lì il grande mistero glorioso, glorioso mistero naturale e normalissimo, una pisciatina a mare aperto della mareabbondanza, acqua intra acqua. A sbeffeggiarlo lo ionio ammedusato, una normalissima questione privata cui si era ritrovato ad assistere manco ci stesse spiando dal buco della serratura. Un gesto, per dirla, che quasi lo fece crollare al suolo, già che se l'era disegnato uguale sputato intra la capo per tutta la vita, d'una donna sicura e fragile allo stesso tempo, capace d'andarsene da sola per mare e di trovarsi naturalissima col culo di fuori accasciata sopra l'acqua. E quella donna siffatta, quella donna, sarebbe stata per l'appunto la donna della sua vita. Gli parve pertanto, intra quell'intimità che gli aveva offerto, intra quella sua raffigurazione precisa, identica, della statua della Madonna, gli parve di conoscere quella donna da sempre, pure che nella realtà l'avesse vista una volta sola e da lontano, che magari quello era per l'appunto amore. Che parole, Masello, amore! Masello decise di salire più in alto sul costone per poterla seguire. Ormai voleva vedere da vicino quella donnona, un ammielamento di bocca, uno zuccherello di carne e di mente. Pigliò un passaggio allisciato tra scoglio e scoglio, aiutandosi con le mani, con la roccia che a tratti si faceva puntuta e tagliente e la puzza di pesce rancido che si aumentava alla misura dell'avanzata.
camminava, guardava da una parte e camminava dall'altra, seguiva per costa il percorso che la mia abbondanza ci faceva per mare, guardava di là e camminava di qua, che d'improvviso il piede si rivoltò in un modo che non era il suo naturale. Il dolore lo sentì nitidamente, sbatté il ginocchio contro lo scoglio, contro l'impasto di rocce e conchiglia, gruma di terra e gruma di mare uniti da millenni a sopravvivere al sole, all'acqua, all'aria, al vento, che intra quel punto si faceva impazzito e spirava ad ogni lato, vorticando oceano e deserto, ma Sello solo per miracolo non finì di sotto a sfracellarsi. Gli erano venute le gambe di ricotta, s'appoggiò al costone per prendere aria, respirò a più riprese, pigliando tutto l'ossigeno che poteva. Per un certo tempo non si poteva dire che fosse sveglio, giacché non s'accorse di quanto dura fosse la sabbia quando ci si cade a peso morto, ma dall'altra parte non si poteva dire neppure che fosse svenuto, con un buio totale tutto intorno che cancella coscienze e storie. No, piuttosto pareva che stesse sognando, e in particolare stesse sognando a occhi aperti, stesse sognando se stesso mentre continuava a salire sul costone, seguire con lo sguardo la mare abbondanza, salire fin sopra e una volta lì iniziare ad agitare le braccia. «Ehi, mare abbondanza, ehi!» Quella a sua volta gli cennava con la mano e rispondeva «Ehi!» E lui diceva «Vieni qui, accosta, accosta!» Lo diceva sia a voce che a segni ed era senz'altro più facile che le vedesse i gesti più che sentisse una sola parola con quell'ululato di vento che spazzava tutto intorno l'isola delle pazze. Lei rispondeva «Non posso, sto pescando!» E lui le rispondeva «Lascia stare, non pescare, ti compro io il pesce in pescheria!» E lei «Vieni tu qui!» E lui «Non posso, non so nuotare!» Ed era tutta una danza simile ai segnali dei marinai da nave a nave. Tutto quel gran mare magno che s'asserraglia all'occhio, con le montagne della Sila che stavano sospese sopra la linea di orizzonte, e l'isola delle pazze che s'appariva a guscio di noce alla deriva, in tutto e per tutto simile alla noce che il vecchia razza Fedo Sanapo tirava fuori dal taschino quando iniziava a raccontare la storia di Ninetto Cazzamendolo e del nome di Isola delle Pazze, che nessuno si ricordava che nome era e da dove veniva e perché e per come. A leggere che tempestivamente Giuseppe Calicetti mi ha detto io vorrei intervenire subito e quindi tolgo la parola a Renato Barilli perché è stato prima lui a chiedermi come volete. Allora Renato per rito. Con le mie notizie un po' esterne. Greco viene dalla selezione Calvino, è il terzo, quarto se consideriamo anche il ripetente Giorgi che ci ha già salutato e se n'è andato. Ora, non è che questa unicità, quando si indica una fonte, questo non implica una unità di indirizzo, di tendenza, perché dei tre narratori che abbiamo pescato dalla selezione del Calvino, due appartengono alla prosa, per carità non prosa in prosa, proprio alla narrativa, quella che magari a Calicetti non piace molto perché non si sente da che parte sta l'autore, perché c'è il narratore onnisciente, come ha ammesso lo stesso Giorgi, e mi riferisco a Pierini e ad Agostinelli, come quello che ha letto ieri, che sono narratori abbastanza in senso tradizionale. Poi invece Greco è più in linea con le proposte che ci sono venute da Giorgio Vasta, perché qui invece c'è prorompente la personalità del narratore, che addirittura usa una lingua orale, cioè piena di formule orali, di formule dialettali, e poi ci introduce a questo universo fantastico, espressionista direi, con questo donnone
così molto straripante da tutte le parti, come straripante è la lingua che tu usi. Quindi siamo a un caso là, una scrittura che cerca di essere neutra, trasparente, transitiva, eccetera. E invece nel caso tuo una scrittura che è il massimo dell'intransitivo, così che si attorce su se stessa, vuole fare grande, vuole fare soprattutto una sonorità, diciamo, ritrovare una sonorità e anche una dialettalità. Quindi due vie estremamente diverse, a voi di fare le vostre osservazioni, anche magari le vostre scelte. Se preferite la via trasparente, tutto sommato di un narratore onnisciente, o se invece preferite questo stile che va all'attacco, alla baionetta, potremmo dire, con l'autore che si butta corpo morto nella sua storia. Sì, Renato mi conosce molto bene, conosce la mia storia e le cose che ho scritto, per cui capisce anche che i miei gusti, io penso che ognuno debba parlare anche dei suoi gusti, qui così parliamo in modo di... Allora, io ripeto, non faccio una questione di parliamo in prima persona o in terza persona, evitiamo... La metto in un altro modo. Ci sono autori che quando li leggo li considero autori visivi, sono bravi e mi trasmettono delle immagini. Calvino per me è uno di questi, ha una scrittura trasparente, mi rimanda delle immagini. Calvino è bravissimo, a me non piace. Punto. Ci sono autori, come diceva, che mentre io li leggo ho ascolto una voce, mi sembra che ci sia qualcuno, la voce di qualcuno che parla, questi a me prendono di più, Céline, ma anche altri, per carità, non è che esiste solo Céline al mondo, esiste anche Balestrini, esistono anche autori, altri autori anche recenti. Ora, io perciò dichiaro, nonostante il livello, almeno di quello che mi è capitato di ascoltare oggi, sulla narrativa altissimo, io dico che per me questa è la letteratura che io amo. Perché? Perché non è stitica, perché non ci sono, non sono sceneggiature di film, perché non è giornalismo, perché c'è una ricerca sulla lingua, perché c'è un recupero dell'oralità, perché è densa, perché è corposa, perché è magmatica, perché inventa delle parole come il mare, maremotando il mare intorno. Maremotando non esiste, però il verbo se l'inventa, come farebbe un poeta, però si inventa la lingua. Perché io faccio un'esperienza diversa, più che non assomiglia all'esperienza di leggere il riassunto di un film. Ok? È chiaro? Che solo la letteratura mi può dare, la lettura di questa cosa qui. Mentre invece con altri autori anche bravissimi, i più gettonati dell'editoria, perché un editore, io mi stupisco che sia arrivato al Calvino lui, no, io dico la mia, cioè un editore secondo me fa, sia, ecco, è quello, scusa, infatti, un editore secondo me magari non è meno commerciale, no? Ora, io preferisco questa scelta qui, che è rischiosa naturalmente, che può rimandare anche al primo Busi, ecco, voglio dire, il primissimo Busi, non soltanto a Céline o così via, ma anche ad altri autori, ecco. E ci vedo anche in questo, lo dico, una via di... cioè molti di noi, dopo il 63, che erano andati in secca sulla narrativa, perché erano bravissimi in poesia, ma avevano teorizzato la morte del romanzo. Com'è che come gruppo 93, loro eredi, saltammo fuori da questa cosa? Eravamo poeti.
Non saltammo fuori facendo delle sceneggiature. Saltammo fuori io, Aldo Nove, così dalla poesia, iniziando a scrivere in prosa. Però il nostro dilemma era: come cavolo faccio a scrivere in prosa se sono un poeta? Scrivo delle sceneggiature come fanno quelli lì? Allora iniziamo a scrivere cose di questo genere, perché riconoscevamo che all'interno, parlo delle prime poesie di Antonello Setta, non di Aldo Nove, insomma, esatto, perché a un certo punto c'era anche una pratica della ricerca e della creatività che univa ricerca poetica, ricerca nella narrativa. E il segmento di unione di questa ricerca era l'oralità, che era pratica poetica ma anche pratica narrativa. Bene, un intervento molto esplicito. No, però non era morte del romanzo, era anche morte del romanzo, ma era l'antiromanzo soprattutto, che il gruppo 63. Anche la morte, ma... allora... citati dall'intervento di Giuseppe Calicetti. Posso intervenire io? Bene. Io faccio un intervento da incompetente, perché mi reputo abbastanza competente in poesia ma molto poco in prosa. Allora, io ci ho visto in questo, devo dire, splendido stile di scrittura, però mi sembrava di leggere in Malavoglia. Lo stesso spirito, la stessa ambientazione, vabbè, lo stesso modo di usare le invenzioni verbali, tra l'altro devo dire anche un livello molto simile a quello di Verga come qualità della scrittura. Però mi domando, qual è il senso oggi di un'operazione di questo genere? Lo domando proprio da uno che è fuori dal discorso della narrativa. Ma posso dire una cosa? Avrei detto come battuta, e così adesso mi associo, ma in maniera molto laterale a questo intervento, come avrebbe fatto Aldo Busi, che è stato nominato, a passare dalla provvidenza a Maria Abbondanza, che la provvidenza era Malavoglia. Maria Abbondanza è qua, ed è una cosa lontana, ed è una cosa diversa. Mi piaceva pensare a un Aldo Busi impegnato a passare dalla provvidenza a Maria Abbondanza. Lo prendiamo come uomo dello specchio, lo teniamo a latere. È una domanda a cui poi adesso raccogliamo magari qualche altro intervento e poi vediamo. Là. Due, una alla volta. Un'osservazione riguardo a quello che ha detto precedentemente questo signore qui che non è. Allora, io mi chiamo Maria Grazia Cristaldi, sono una maestra elementare. E a proposito dello stile usato da Greco, essendo anch'io una persona, anch'io provengo dal sud, dall'Etna, e penso una cosa, che questo modo così pieno di usare le parole, questo colore, non è copiare, tra virgolette, e fa parte del nostro DNA, cioè è dentro di noi. Quindi io lo sento molto spontaneo in lui. Ecco, quello che ho avvertito ascoltando e leggendo, più ascoltando che leggendo, mi sono fatta molto trasportare dalla lettura, proprio la spontaneità delle sue parole e questa descrizione, ok?
sulla quale noi insegnanti battiamo sempre la descrizione. Questa descrizione così scivola, ok, nelle sue parole, scivola e mi ha fatto proprio vedere le cose che lui diceva. Quindi 10 lode. Grazie mille. Non è che volevo proprio parlare, però visto che mancavano gente che diceva cose, le dico volentieri perché mi è piaciuto molto e, ed era quello che mi aspettavo di trovare in realtà, venendo a Ricerca Bo a livello di narrazione, gente che comunque con la lingua e con la narrazione, sono d'accordo con il discorso che ha fatto Caliceti, che non mi era chiaro prima sull'autore precedente, però applicato su di lui mi è chiaro. E mi trovo perfettamente d'accordo e trovo che una cosa che volevo dire, che forse non è stata detta, è che questa tendenza dell'Italia, della letteratura, della narrativa, che ha il bisogno di raccontare anche la provincia, diciamo così, e quindi in questi giorni abbiamo visto questo aspetto un po' regressivo di situare la narrazione nel paese, diciamo così. A me non... Per quanto tutti scritti molto bene, non mi dà emozione, mentre trovo che quando questo avviene a livello linguistico, cioè nel senso noi italiani che abbiamo questa ricchezza della lingua nella sua regionalità, riusciamo a trasportarci dentro questa lingua e quindi a farci anche inventori di lingua, non solo a raccontare la storia del nostro paesello, lì allora anche la storia provinciale per me diventa massimalista, che è quello che sento che mi manca a me nella narrativa italiana. E godo abbastanza. Grazie. Sì. Allora, visto che si può parlare di gusti personali, io dico che a me questa poesia e questa scrittura così barocca piace moltissimo, che io ci vedo che l'una non esclude l'altra, cioè noi andiamo anche per accumulazione, c'è il minimalismo italiano e c'è il barocco, l'eccese, io ci vedo le due anime dell'Italia, che è fatta così, è fatta di una cultura... del meridione, così chiama la lingua l'eccesso, con, non so, Vincenzo Consolo, Bufalino, sono degli autori che ho amato tantissimo, mi piace questa ricchezza, nello stesso tempo mi piace il gioco linguistico che portano anche questi scrittori che fanno queste mini sceneggiature, ma io ci vedo una costruzione, una ricchezza che mi soddisfa, quindi mi piace moltissimo questa scrittura, ma volevo dire che l'una non esclude l'altra. Mi chiedo quanto conti essere partiti o aver scoperto che una chiave di racconto era questo nome, Mattia Abbondanza.
e quanto Mattia Abbondanza conta e quanto l'andare avanti con quel intra quello, questo diventa un espediente ritmico e una pulsione narrativa. Allora, sì. Poi è sia la barca che la donna. Ah, dunque, io posso parlare da profana. Ovviamente mi è piaciuto molto per il livello sonoro, però non ricondurrei il discorso al fatto che sia così negativo aprirsi a quello che è l'estero. Cioè, voglio dire, io penso che proprio perché si parla del proprio mondo piccolo, ormai si parli, non vorrei citare Leopardi, dell'universalità. Per cui, voglio dire, parlare di un sud che poi equivale al nostro nord-est austro-ungarico, la stessa cosa intendo dire. Con questo parliamo anche del mondo, perciò non vedo questa paura di, come dire, demonizzare uno stile che sia cosiddetto da sceneggiatura o più asettico. Semplicemente sono mondi diversi, come capisco il suo da profonda nordestina, non so come chiamarmi, e lo apprezzo per questa ubertà della prosa, che è vero, io la sento, la connoto come della Magna Grecia, per me è quella, ma proprio per questo non la contrappongo a un universo esterno, cioè tutto ciò che ci viene per esempio dalla cultura americana. Certo che questo ci connota, ma non vedo il motivo per demonizzare il resto, ecco. Questo. Mi sono piaciuti anche gli altri, intendo. Chissà una traduzione in inglese come potrebbe arrivare a questo testo, sarebbe interessante. Allora, chiudo? Chiudo? Bene, allora, c'è un altro intervento. Allora lasciamo rispondere. Allora, c'è tantissima carne al fuoco, quindi provo un attimo a partire dagli appunti che ho preso ascoltando. Parto dalla fine, esterofilia o esterofobia. Vivo a Londra da 4 anni e questo già dice molto, probabilmente anche nel riprendere un certo tipo di linguaggio che per via di una ricerca di un'identità, ovviamente, che l'estero ti impone per poter in qualche modo sopravvivere. Ho visto altri nei vari interventi, ho preso diversi appunti, c'è l'Etna, qualcuno ha citato l'Etna, Magna Grecia, Vincenzo Consolo, Bufalino, quindi siamo in Sicilia, fondamentalmente è Sicilia. Il motivo per cui in qualche modo rientra in tutto questo è perché io sono un salentino, il salentino generalmente è un, rispetto ad altri meridionali, è veramente molto orgoglioso della propria terra. Generalmente in altre regioni si è più restii ad ammettere di provenire da una certa realtà regionale, un salentino invece è sempre molto orgoglioso. E il salentino è molto più vicino, sia come dialetto che come storia, al siciliano di quanto non lo sia, per esempio, rispetto a un barese, pur essendo nella stessa regione. E l'immaginario, l'orizzonte in cui ci si muove è probabilmente molto simile. Si è citato Vincenzo Consolo, Bufalino, Mario Marchetti nella scheda del premio Calvino, ma non so se Mario Marchetti in prima persona, ma nella scheda del premio Calvino dello scorso maggio avevano citato anche Stefano D'Arrigo. Quindi siamo in un immaginario molto, molto vicino, e questo immaginario proviene dalla lingua, naturalmente. Guarda caso si è parlato dei Malavoglia e Verga. Naturalmente non mi sento così vicino a Verga, così più vicino a Verga di quanto non lo sia agli altri scrittori citati. C'è una verità di fondo che e qua rispondo alla Maria Abbondanza. E qua rispondo alla Maria Abbondanza. C'è un'idea di mare che non è sempre,
per un siciliano e probabilmente per un meridionale è sempre un'idea di paura. La provvidenza parte da lì. In questo caso qua invece il mare non è visto con quell'accezione, sebbene in altre parti del libro c'è un riferimento alla vecchia Amanda che dice la mala sorte viene sempre dal mare, per esempio, e questo testo inizia: invece della mala sorte trovò la buona sorte. Quindi è un'idea di mare che fa parte proprio dell'immaginario del meridionale e probabilmente di un certo tipo di vivere il localismo. E tornando al localismo più che all'esterofilia, se io devo citare altri autori che apprezzo tantissimo sono per esempio uno è Meneghello, Luigi Meneghello, che cerca sempre di riprendere una connotazione locale pur vivendo per 30 anni o più a Reading, che in Inghilterra. E un altro autore che per esempio secondo me bisognerebbe ripercorrere alcune strade aperte da questo autore è Testori. Il Testori soprattutto non quello narrativo ma quello lì teatrale degli scarrozzanti, dei due lai, tutta quella parte di uso del linguaggio in forma teatrale barra poetica. Quindi penso che se prima si parlava di prosa in prosa, qui stiamo cercando in qualche modo di utilizzare la lingua della prosa in maniera un po' più poetica o più di movimentarla un po' di più rispetto al piano statico della narrativa tradizionale. E qua mi interesserebbe entrare in un altro aspetto che io non ho scelto di scrivere in questa maniera per dire qualcosa. Più che altro il linguaggio non è stato il mezzo ma è stato il fine per arrivare, è stato il fine vero e proprio di tutta la narrazione, tant'è che Gente a cartapesta, che poi è il romanzo, non ha una vera struttura, non ci sono i colpi di scena, è una concatenazione praticamente continua dall'inizio alla fine senza interruzioni di capitoli, è una concatenazione di storie che vengono raccontate. Gente a cartapesta significa la cartapesta, penso che ci siano diversi leccesi da quello che ho capito, la cartapesta è il barocco lecceso, non so chi l'ha citato prima, la cartapesta è identitaria del leccese, perché è un'arte povera molto forte. E come si fa la cartapesta? Si prende un'anima di paglia, si mette del filo di ferro intorno, si modella la statuina e poi si appiccicano vari strati di carta fino a modellarne la veste. Questa stratificazione è la stratificazione identitaria di ciascuno di noi. Noi già solo per il fatto di nascere in un posto a Torino, a Bologna o a Lecce, già solo per quel fatto lì e per vivere in quell'ambiente lì, ci portiamo appresso tutte le stratificazioni che abbiamo. Quindi tutti noi siamo genti a cartapesta, genti che le storie ci si appiccicano appresso e diventano nostre. Quindi questo qua è anche la motivazione poi del titolo. Per quanto riguarda Busi, il primo Busi, magari il primo Busi se ci riferiamo ai primi libri di Busi, magari al Seminario della Gioventù, io considero Busi un grande maestro. Forse lui è molto più, sicuramente molto più cattivo, è una personalità molto più forte, in grado di dire senza farsi male, ecco. E cioè si fa male scrivendo ma non presentandosi, però mi sento più vicino come ideologia e come modo di scrivere agli altri autori più che a Busi, sebbene lo consideri un grande scrittore. Qual è il senso di questa riscoperta del linguaggio, di questo uso della lingua?
come dicevo, non c'è un vero senso, ma si tratta più di un fine, ed è uscito in questa maniera perché in quel momento lì, per raccontare quel tipo di storia, era necessario reinventare in qualche modo il linguaggio, perché sarebbe risultato totalmente asettico e, non avendo un impianto narrativo e una struttura propria da romanzo, rischiava di perdersi nell'inconcludente. Grazie. Ecco, questo penso di poter dire. Penso di aver risposto più o meno a tutto. Sì, grazie davvero, e anche di questo aspetto che è uscito, che in fondo il transfert inglese può contribuire a questa scoperta delle proprie radici più profondamente anche a livello linguistico. Può essere una buona motivazione. Grazie mille. Grazie.